Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di questo canale. Oggi volevo parlare di apprendimento e gamificazione. La gamificazione sappiamo che è la capacità di utilizzare le regole del gioco per coinvolgere e far partecipare maggiormente gli utenti. Nello specifico, se noi parliamo di apprendimento, possiamo parlare di studenti. Quale tipo di apprendimento diciamo, è più importante, insomma, nella prima fase? Insomma, è quello pedagogico, perché è quello che coinvolge, diciamo, i bambini, quindi di conseguenza gli dà la base sicura per poter poi sviluppare delle capacità. Allora, parliamo di apprendimento. L'apprendimento scolastico, così com'è, è unilaterale, che significa? Il bambino viene considerato come una scatola da dover riempire. L'insegnante seleziona gli argomenti, l'insegnante dà le informazioni e i bambini per 8 ore devono ascoltare. Che cosa succede? Succede che il bambino piano piano apprenderà sempre più informazioni, ma al contempo perderà quelle capacità, che sono quelle di fare domande, che sono quelle di scoprire determinati tipi di risposte differenti da quella che è proposta dall'insegnante, che sono quelle creative, che insomma sono quelle, diciamo, più naturali, perché il bambino le possiede già di suo. Infatti, ci sono moltissimi studi che vanno a confermare che proprio praticamente quando il bambino entra nella scuola, inizia a perdere determinati tipi di capacità che sono innate in lui, che praticamente, diciamo, sono presenti in tutti i bambini. Quindi, che cosa succede? L'assetto scolastico va in qualche modo a dare molte informazioni a livello tecnico, ma fa perdere molti tipi di caratteristiche. E dal punto di vista umano, collaborativo, all'interno della classe il bambino impara a fare le categorizzazioni delle persone. L'insegnante, che col suo potere può decidere che un bimbo vale A, un bimbo vale B, un bimbo vale C. Il bambino che all'interno della classe inizia a fare le distinzioni fra gli alunni e fra i compagnetti stessi, questo che cosa porta? Comporta praticamente, diciamo, a un tipo di pensiero che è molto giudicante. Quindi è come se il bambino imparasse dall'insegnante che effettivamente una persona che ha un determinato tipo di prestigio o comunque autorevole possa iniziare a dire questo vale 1, questo vale 2, questo vale 3 e questo vale 4. Questo penso che sia un problema molto importante perché è un pensiero che è proprio quella, diciamo, che sta alla base, secondo il mio punto di vista, ed è sempre secondo il mio punto di vista, del sistema, insomma, classista, quello che praticamente giudica, quindi dovremmo porre maggiore attenzione nell'insegnare ai bambini, insomma, a fare le categorizzazioni, perché è pur vero che comunque le categorizzazioni che vengono fatte alla scuola sono quelle socialmente accettate, però questo tipo di pensiero poi uno solo porta durante tutta la vita. Quindi, penso che sia importante invece stimolare nel bambino la possibilità di porre domande, la possibilità di sbagliare, la possibilità di sperimentare, di fare un errore, di trovare una soluzione diversa da quella normale, ma di conoscere anche quella che praticamente, diciamo, è quella più nota, no? Quindi non accantonare la soluzione più congeniale, ma allo stesso tempo dare la possibilità al bambino di poter sbagliare, di poter imparare e di poter trovare anche soluzione alternativa a un problema. Questo penso che sia l'apprendimento, o almeno il mio concetto di apprendimento, che lo vedo molto più dinamico, interattivo, dove il ruolo di studente e di alunno si possono in qualche modo, di studente, di insegnante, scusate, si possono in qualche modo scambiare, cioè nel senso l'insegnante apprende qualcosa dall'alunno e l'alunno apprende qualcosa dall'insegnante, perché in parte tutti possiamo essere allievi e docenti o insegnanti. Nello specifico. Quindi, questo tipo di coinvolgimento, secondo me, porterebbe a un apprendimento migliore perché non creerebbe diciamo, la barriera fra insegnante e studenti, ma il bambino vedrebbe l'insegnante come una guida e quindi lo seguirebbe, ma in modo completamente naturale, senza imposizione. Questo penso che sia l'autorità per eccellenza. Anzi, questo è un comportamento autorevole, mentre l'autorità, quelli che opprimono e costringono il bimbo a stare 8 ore ad ascoltare sempre le stesse nozioni,
Presumo che sia un tipo di autorità troppo classista che poi, quando l'insegnante magari manca, gli alunni iniziano a fare un po' di caciara perché sono costretti a rispettare determinati tipi di regole che loro non concepiscono. Quindi l'autorità non è più un'autorità, ma è un qualcosa che ti fa in qualche modo perdere, anzi, un'autorità corretta è quella che viene rispettata in sua assenza. L'autorità, diciamo, corretta che ti fa crescere, non ti fa vedere un'imposizione. Un'autorità corretta è quella che praticamente ti dà gli strumenti per poter poi camminare sulle tue gambe. Penso che questo sia il concetto mio di apprendimento e spero vivamente che sia applicato anche in altri tipi di contesti. Ovvio che ci sono tanti contesti, adesso anche formativi, che iniziano ad avere delle idee differenti dallo standard, però io vi ho detto la mia, voi fatemi sapere la vostra.